Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'episodio numero 108 targato WWF Genesis. Eh sì, un Genesis che si è aperto con un annuncione incredibile da parte di Boy Orton, che ci ha fatto sapere che praticamente il titolo pesi leggeri, reso vacante ovviamente da costretto a renderlo vacante da Ismael, in quanto in quel di Money in the Bank se lo dovrà vedere appunto contro Reiner per il titolo global, sarà conteso nella sera stessa di Money in the Bank fra non una, non due, ma ben quattro persone. Non ho detto tre, vabbè niente. Quattro persone che sono l'idolo di casa, Etox Rayford, tantissimo, Ferrir, tanta roba, sì, Roxon, sorpresione incredibile, questo non me l'aspettavo, e Stefandro, che ritorna in una parte comunque buona della card, diciamo. No, paradossalmente no Stefandro, volevo illudere gli amici a casa, vado, dai, lo so che è il suo lottatore preferito. Ah, FMO, Rayford, Ferrer e Roxton, mamma mia, c'è FMO che si è preso un altro match, lasciamo perdere che FMO può perché no, perché volevo illudere i fan a casa con Stefano, perché veramente vedere FMO lì, diciamo, perché? Perché? Ma basta. Cioè, basta. Scusate il francese, però ho rotto col... Dai, su. È sempre nei match importanti, cioè, voglio dire. Però, tornando alla card di questa sera, avremo un match molto interessanti, tra cui i Super Saviors, ovvero la coppia stasera costituita da Dodger e Star Crusher, nuovo acquisto appunto in casa Super Savior, se la dovrà vedere contro la coppia del Poison Clan, ovvero ovviamente composta da KGD e Lee Brown, che stasera rimette i piedi sul ring dopo Lee Brown dopo parecchio, diciamo. E poi comunque è un match importante, perché queste possono essere due potenziali squadre che nel giro di poco tempo potrebbero addirittura andare per i due di coppia, quindi vediamo come si arriveranno, specialmente Star Crusher e Dodger. Sono curioso. Sarà curioso vedere se riusciranno a fare coppia, anche perché ora, parliamoci chiaro, Steven, essendo del Money in the Bank, potrebbe anche concentrarsi, forse dopo Money in the Bank, se dovesse andare avanti, in una carriera da singolo, stavolta. Sì. Quindi, vedremo. Beh, a proposito di Steven, questa sera sarà impegnato con il rientrante, potremmo dire, Adrian Thunder. Beh, quindi... questa è una bella battaglia, tra Steven e Adrian Tanta Thunder. Roba. Perché Adrian Thunder è un po' il prospetto, uno dei più prestigiosi, brillanti, no, dell'azienda. Sì. Però c'è stato un momento molto negativo della sua carriera, appunto terminato proprio pochi giorni fa con l'infortunio a causa appunto delle brutte azioni perpetrate da da Masada, che l'aveva infortunato. Qui abbiamo un altro match molto interessante, che sarà quello fra Sean Feely e Aristide del Pinto, se preferite, come si fa chiamare ora, Aristide. Aristida. Aristida.
la sorella. Vabbè. E poi, sì, vabbè. Poi dai. E poi un match femminile, signori, che potremmo definire da pay-per-view, mani basse, ovvero Alice Walker se la vedrà contro Ace Yamashita, nonché le due ti proveranno a strappare il titolo a Karen Cardiff, in quanto appunto sarà un triple threat match in quel Money in the Bank fra la campionessa appunto Karen Cardiff e Ace e Alice, giustamente. Quindi, sì, beh, quello sarà uno dei match più attesi della serata, perché ma insomma, io... vedere le tre migliori di Genesis, praticamente le tre migliori di Genesis, possiamo dirlo, confrontarsi, e specialmente Ace e Alice che potrebbero tornare, una delle due potrà tornare in vetta, quindi vero, è una grande occasione. Ace è una delle due, se una delle due secondo me tornerebbe in vetta e Karen Cardiff dovesse, diciamo, mollare gli ormeggi perdendo il titolo, potrebbe esserci una frizione importante dentro al team appunto delle regine dell'oscurità, diciamo, sì, delle regine dell'oscurità, diciamo, quasi, dai, più o meno, diciamo così. A proposito di oscurità, però, uno che mi sta facendo un po' perprimere ormai da un paio di settimane, non so se hai visto il profilo Twitter McM. Sì, insomma, che diciamo che è sempre peggio, sta mettendo belle robe su Twitter, ecco, diciamo così. Però vabbè, lasciamo, sì, perdere. In effetti il match comunque può partire, Davide. Sì, allora, schieramenti: da una parte abbiamo Dodger e KGD, e dall'altra invece Star Crusher e Lib Hound. Sì, giusto, secondo me è giusto, perché Dodger può comunque competere con l'agilità con KGD, e per quanto riguarda anche l'esperienza, mentre Star Crusher è comunque più potente di Dodger, quindi è giusto mandarlo contro Lib Hound. Beh, penso proprio anch'io che sia stata una strategia molto intelligente questa, ricordiamo, anche perché sinceramente ricordiamo, scusami Davide, che KGD è il titolo television, non dimentichiamocelo. Quindi se o un Dodger o uno Star Crusher dovesse schienarlo, io penso più Star Crusher, perché perché Dodger ha avuto anche la sua chance settimana scorsa, ti ricordi, con il salvataggio all'ultimo di Star Crusher, no? Vabbè, ho capito, però sai, se lo dovesse battere Dodger trova le cose. Io di una cosa vorrei veramente sincerarmi, ovvero della condizione fisica e soprattutto capire cosa vuol fare Lee Brown ora, come ginocchiata terribile qui di Lee Brown, il fratellone di KGD. Ma secondo me KGD e Lee Brown potrebbero rendere più di coppia, però sarebbe rimarrebbe sempre lì KGD, e per Lee Brown sarebbe buono, perché comunque tornerebbe con un match importante. Tanto qui un super kick deviato all'ultimo da Dodger che si è portato, diciamo, in basso. Sì, diciamo Lee Brown che sarebbe una sorta di ritorno, diciamo, in pianta stabile, partire dalla divisione di coppie, secondo me. Sì. Dato che lui è stato fuori per un paio di mesi belli abbondanti. Non lo schiena, attenzione, dall'altra parte Close Slam. Close Slam, sì. Diciamo che con questo scambio di schieramenti un po' sminchiato, secondo me, la strategia dei Super Seagulls, Sì, diciamo la verità. È vero. Dodger e Lee Brown... ma anche Star Crusher e KGD. KGD al momento lo vedo un po' più. Che switch! Switch, non ci credo. Ma c'è KGD lì, qui. Guarda. Vediamo. Uno! Due! C'è KGD che salva tutto. Sì, diciamo che si è messo un po' male qui per i due super. Intanto su Unified Buster! Di KGD su Dodger! Uno! Due! Solo due, ragazzi, ma si continua. Ragazzi. Questo clan comunque è sempre stato un team della Madonna, c'è poco da dire. Comunque ricordiamoci, Lee Brown, stavamo dicendo, Lee Brown secondo me potrebbe andare addirittura per il titolo di Slagon dopo Money in the Bank. In effetti. Braccio teso terribile qui. Vediamo. Uno, due. No. Beh, io se fossi Lee Brown proverei, sinceramente. Sì. Poi se va male, male che vada, c'è pur sempre la categoria di coppia, quindi... Sì, infatti. Tanto lo solleva qui. Gli spacca le gambe. Down Gutbuster da parte di questo energumero. Energumerone potremmo dire. Mamma mia, Match è molto cattivo tra queste due squadre. D'altronde. Mamma mia. Quando si ha a che fare col Poison Clan, Davide, non ce n'è per nessuno. Sì, in effetti. Sempre stato un team veramente
cattivo, specialmente anche quando c'era Mito, ti ricordi i tempi? Sì, quindi sì. Forse con l'aggiunta di LeBron è diventato ancora più cattivo sto team, eh? Vediamo. Un destro di quelli atomici. Attenzione, sì, anche alla risposta di Star Crusher. Oh, gli ha fatto la pulizia dentale. Cosa fa qui? Lo lastraida. Inzitto a powerbomb. Qui Star Crusher lascia andare la presa con Giant Swing, ma è abbastanza, diciamo, rintronato. Un po' sa dove si trova. Secondo me ha fatto una carciofata l'arbitro, secondo me ha contato tre volte. Dici? Ma sei facile avere questi problemi quando ci sono. Oh, intanto Star Crash al super, scrivetelo dall'altra parte. Vediamo. Arbitro. Uno, due. No. Oh, Star Crash prepara qualcosa. Spear! E va segno. Ha la spear e la sua spear stellare. Mamma mia. Il problema è che c'è ancora lì Brown lì che... mamma mia. L'ho già fatto fuori, mi sa. L'ho già fatto fuori. Rimangono, vediamo se Lee Brown se ne accorge, perché se no non se ne è accorto. No. Star Crash invece va su KGD, non gli è andato giù l'assalto subito da Dodger settimana scorsa, sì. E si sta vedendo palesemente. Star Crash vuole proprio... È un rischio, per me, vediamo un po'. Invece no! C'è solo Matic! Anzi, Oscar, ma segno di Dodger. Vediamo cosa fa. Cosa fa Dodger però? Sì, buona mossa però quella di Dodger, che però... Scremento, c'è. Ha aspettato una vita Dodger qui a schienare. Poteva andare a segno col boom boom leg drop invece. Che avrebbe potuto secondo me fare danni più... pugnato aia, qui. Aia. Mamma mia ragazzi. Mentre dall'altra parte KGD. Bello questo leg drop, molto bello. La parte il di braccio KGD teso infernale dall'altra parte. Davide, stanno dominando quelli del Poison Clan, bisogna fare qualcosa. Dodger deve svegliarsi. Attenzione. Sbaglia qui Lee Brown il colpo. Cosa fa? Pugno chiuso qui di Dodger, Vediamo. Sì. Dodger qui che si è un attimo poisonizzato, potremmo dire. Attenzione al close slam. Va segno. Però c'è Dodger libero. Infatti che GD dice no, col che schieno. E dopo mi viene interrompere lo schienamento. Sì, perché qui Star Crusher va su KGD. Dall'altra parte Lee Brown però non si accorge. Ginocchiata qui. E c'è lo schienamento. Uno, due e tre. No, quel Star Crusher schiena il campione di Television. E Lee Brown si dispera perché non se n'era accorto. Qua errore di Lee Brown, proprio sì, è stato... come tech team partner. Ma secondo me è la ruggine da inettività questa anche, che non ti fa essere presente secondo me 100% sul ring. Sì. D'altronde è da quant'è che non combatte Lee Brown? Da una vita e mezza. Sì, ma secondo me quindi... è più forte da singolo comunque sia, ma a parte sì, può fare pure può fare anche un buon tech team partner, ecco, diciamo così. Però sì, secondo me è più da singolo, non so. Sì, secondo me è in effetti. Sarà curioso vedere dopo questa sconfitta cosa farà Lee Brown, perché potrebbe far fuori Star Crusher o Dodger. Conoscendo io penso che voi Orton qui debba dare una chance a Star Crusher. Una chance contro KGD, perché comunque l'ha schienato, Vero, ma c'è di coppia, però sì, l'ha schienato. Però le spalle che erano giù erano quelle di KGD, sì, non quelle appunto di Lee Brown. Che tu magari puoi dire, vabbè, ma ha schienato Lee Brown, non io che sono il campione. Però sei stato tu a essere schienato, quindi bella gatta da pelare. Comunque dopo quello che era successo già settimana scorsa, ora ci sono tutti i dettagli, tutti i requisiti per fare quel sì match. Diciamo che sì, le carte ci sono. Giochi, attenzione. Mamma mia. Ancora con queste, diciamo, parole post-apocalittiche, potremmo dire. Parole al veleno che ormai si scambiano da tempo Ken Fiulo e John Cage. Ricordiamo quello che è successo. Ken Fiulo ha sconfitto per conteggio fuori proprio il dio della guerra. Sì, per conteggio sconfitto fuori. L'ha sconfitto. Sì, vabbè, sarà una sconfitta clamorosa, però. Sì, infatti. Ha vinto, diciamo così. Ha vinto per conteggio fuori. È diverso. Sì, diciamo comunque un Ken Fiulo che...
ha sparlato, però abbiamo visto che stava facendo una figura di M, sì, quando vinse appunto per conteggio fuori, quindi oddio. E però John Cage continua ancora con il ti ammazzo praticamente, detto popopopale popale. Sì, tu non sei nessuno, non sei un demone, non sei quello che dici di essere. Esatto. Solo vive nei sogni, in poche parole, quello che vuole dire John Cage. Beh, le favole. Sì. Non ha tutti i torti, quindi ci può stare, secondo me. Oh, no, e qui lo sfida in un last man standing match. Oh, qui non c'è squalifica che tenga, qua. Eh sì. Chi vince. Pochi K, quindi tanta roba è questo. Mamma mia, ragazzi. Che fa? Che vuole avere in più John Cage? Oh. Oltre a questo match, che vuole? Per fare un regalo? What? Cos'è un compleanno John Cage? Probabilmente non lo so. Non lo so. Perché? Oh mio Dio. Mamma mia. Lo vuole proprio in versione umana, diciamo così. Versione un po' Ken Fiulo, senza maschere, senza face paint, senza quello che è, senza ketchup, come dice lui. Beh sì, mi ha sempre ucciso nell'animo il fatto che John Cage definisca ketchup il face paint di Ken Fiulo, però l'ha tutti torti. Sì, in effetti. E qui alza ancora la posta, punzecchiandola ancora abbastanza, diciamo, violentemente. E credo che anche la dirigenza qua debba fare un passo avanti e decidere lei, cioè non deve far decidere Ken Fiulo, perché a questo punto è giusto andare sulle conti così, del genere. Sì, anche perché, come abbiamo detto prima, appunto, la vittoria su John Cage è avvenuta in un modo... Sì, cioè, un po' poco degno, diciamo così. In effetti. Vabbè. Mamma mia, comunque sarà interessante vedere se risponderà Ken a questa provocazione comunque molto cattiva, diciamo la verità. Sì, però ora voltiamo pagina, Davide, perché? Perché Sean Feely è pronto a combattere contro Aristide, tuttavia c'è l'incognita Mike Emmett, Mike Emmett che ha interferito durante lo steel cage tra lui, tra Sean Feely e KGD per il match per Tito Television. E ha impedito appunto a quest'ultimo, a Sean Feely, di vincere il titolo. Sì, diciamo che un Mike Emmett, come ho detto prima, che anche sui social si è dimostrato molto, non voglio dire malato di mente, però vabbè, più o meno, dai, una persona di certo non molto sana. E secondo me qui Sean Feely sta a rischiare, secondo me. Sì. Perché sta scherzando con il fuoco, dai. Sì, Mike Emmett non è una persona molto, come posso dire, molto predisposta al dialogo. Cioè, o meglio, è pacifica, sì, dai. Sì, però diciamo che è una persona che, se tu non gli dai ragione, si mette molto male, ecco. Comunque mi aspetto una bella faida se dovesse esserci tra Sean Feely perché e Mike Emmett, perché sono due proprio opposti. Sean Feely poi è molto orgoglioso, quindi è chiaro che sai che forse quello potrebbe essere l'arma a doppio taglio che potrebbe fare dei danni più a Sean Feely che a Mike Emmett. Sì. Perché, parliamoci chiaro, quando sei troppo orgoglioso spesso e volentieri fai delle grandi cacate. Cioè, diciamo la verità come sta. Quindi Mike Emmett potrebbe giocare, perché ricordiamo, lui comunque, nonostante sia malato, non è proprio uno stupido 100%, quindi sa giocare con le emozioni. Come i killer famosi, cioè non è che erano stupidi. Beh, lo abbiamo visto anche con la rivalità che ebbe con Apocalypse. Sì, ti ricorderai, quando lo soggiogò, diciamo, mentalmente. Sì, ma poi che dire di questa situazione di Slagon? Secondo me c'entra Mike Emmett. Vero, un Slagon che non è Slagon. Tanto che subito rush all'exit. Sean Feely partito fortissimo. Diciamo che questo match è un po' segnato. Secondo me Sean Feely vincerà. Magari non facilmente, però secondo me vincerà, perché Aristide è in un periodo veramente buio della sua carriera. Era arrivato molto bene, andando a vincere il titolo pesi leggeri, però poi si è un po' perso. Si è,
Sì, ma secondo me la vittoria del titolo pesi leggeri, posso dire la verità, forse lo ha arenato lui. Perché sì, sai che poi non l'hanno iniziato a vedere di buon occhio. Sì, i colleghi anche. Sai com'è la situazione di Aries? È un po' come quella che fu per Ismalla quando vinse il titolo ai tempi WLF. Tanto più sì, e poi Global, sì, sì. Sì, è vero, è vero. Solo che Ismael, a merito anche di Brian Radley, diciamo la verità, è riuscito a rifarsi, mentre Aristide sta crollando in un baratro oscuro abbastanza pesante, secondo me, da sopportare. Secondo me Aristide ha bisogno di una guida o di un manager, comunque di un tech team partner, qualcuno con cui possa condividere qualcosa, perché vedo un po' lontano, sinceramente, proprio mentalmente, capito? Sì, in effetti ho intanto qui un super, mamma mia. Se il match, ragazzi, lo sta facendo, voglio dire, però lo sta facendo per ora attualmente Sean Fili. Vediamo chi reagisce a Aristide con una spallata, lo rialza, fa dita negli occhi. Negli occhi. Che bastardato. Sì, dai, Aristide, però dai, Però l'arbitro ci ha messo 3 anni, Sì, però il problema è che c'è, cioè, Aristide, non è che puoi vincere un match solo con le dita negli occhi. Oh, ecco, questo invece è un colpo ben assestato. Sì, ma è proprio questo il problema di Aristide, Davide. Cioè, lui esegue poche mosse, magari anche scorrette. Quindi, il pubblico di certo non può apprezzarlo. Diciamo che molti hanno uno stile, diciamo, scorretto, Pure anche, tanto che sì, il braccio teso. Però, anche KGD, sì. Però il problema è che KGD, almeno, ha una sua dimensione, cioè sa che non può, anzi secondo me può andare oltre il titolo television, però anche lui si è un po' stagnato lì in quella divisione, appunto, del titolo television, quindi è KGD, strana come cosa. Grazie anche a Lee Brown, a Jamari Mito, a Roxton, ha sempre avuto una sua conformazione all'interno del panorama WWF. Aristide lo vedo un po' perso da solo, è per questo che ha bisogno di qualcuno. Bellissimo, sì, infatti. Sì, non si è neanche fatto degli amici alla fine, diciamo anche quello. Vediamo qui, corre, Aristide lo prende per Sean Fili lo blocca con questo colpo e poi... Ma sbaglio, sembra che Aristide abbia poca voglia di combattere anche. No, ma perché, fatti, vediamo... sbaglio, bro! Sbaglia, Aristide qui è il tuo... Sì, ok, neckbreaker qua di Sean Fili. Che va a colpire con dei calcetti Sean Fili. Oh, che fa Aristide? Molto finalmente! Meglio! Powerbomb! Meno male. Cosa fa? Oh, lui ride qui con un calcione nel deretano. Però, sì. Però perde tempo, secondo me, qua Aristide. Ma perché lo fa, correre? E sbaglia. Strategia molto velleitare. Qui Sean Fili però commette un erroraccio, Cioè, la sta facendo quasi troppo vicina alle corde. Infatti Aristide si è dato una mano con le corde ed è riuscito ad uscirne. Lo rialza Aristide per... Di nuovo, tentativo quasi di estio, niente da fare. Ciao. Che figuraccia da cane di Mustafa è qui. Gomitata. Però Sean Fili sta lottando bene, stai vedendo la estio patentata di Aristide. Andiamo. E qui è molto bravo. Finalmente. Ma inverto DDT. Ma vedi che anche qui Aristide... si sta perdendo in un bicchiere d'acqua, Vediamo qui, prova a reagire. Attenzione! Shining Wizard! Sì! L'ha preso! Sì! Dai! Schieramento! Vediamo. Uno! Due! No! Si salva! Per rotto la cuffia, comunque, finalmente una buona mossa di Aristide. Sì, meno male, cioè una mossa di grande... cioè la sua mossa di grande impatto. Però vedi che qua perde tempo. Sbaglia tutto, detto. Schieramento immediato. Ma vabbè. Uno, due. No, niente, no, solo due. Però Aristide qua è furbo e scagliatola all'esterno. Sì, all'esterno, però sinceramente Sean Fili sbaglia però. Qui potrebbe sfruttare il vantaggio Aristide. Bravo, lo lancia contro le transenne. Sì, poi la mette sulla rissa. Sì, lui è molto bravo, però anche Sean Fili è esperto. Sean Fili, ragazzi, ha più di 50 anni, però sulla rissa è molto bravo, E diciamo che ne ha affrontate di risse nella sua vita. È il lottatore più longevo, lo stavamo dicendo in questi ultimi tempi, più longevo nel senso... Ti c'è stato qui, Davide, nel senso comunque che lotta di più rispetto agli altri. Da più tempo, capito? Oh, crossface che... penso chiuderà il match qua Chiarisce, non lo vedo molto...
E sta provando a raggiungere le corde, Reese Deppero. Oh, no, è riuscito tutto. In qualche modo. È riuscito a reversare il tutto. Bravo, Reese. Andiamo. Dai. Da French. Da French, powerbomb. Dai. Grande Reese. Breaker. Prende la mira. No, ci che c'è? Un errore, ma... insicurezza di Reese qua. Ma uppercut. Sì, per carità, un uppercut potrebbe far male a Sean Phillips, però oddio. Backbone troppo. Fa cadere. Dai. E lo preso. Ma questo è il problema dell'arsenale di Aristide, che ha poche mosse, poche frecce da sparare, da lanciare. Uno, ecco, facendo l'esempio di uno che ha molte frecce, potremmo dire che GD è stato che braccio teso volante di qua, diciamo volante di Aristide. Uno, due, solo due, vicino a tre, ma solo due. Ma Aristide ha poche mosse, dovrebbe prendere Aristide dovrebbe prendere un po' l'esempio di KGD, no? Sai che KGD ha comunque, ok, ha molte manovre comunque per chiudere il match, sì, tra cui alcune sicure, però ha tante, diciamo, frecce da poter sfruttare se una manovra non va bene. Quindi vediamo tanta adesso, roba. Beh, avrebbe anche l'STO, però per ben due volte non riuscirà a eseguirla. Quindi... ma qui sta perdendo tempo. Vediamo. Qui sta guardando Sean Fili, lo rialza. Got French. Oh, bello! Clamoroso. Uno, due. No. Però qui sarà davvero una bella mossa questa, Sì, ma prima di eseguirla ha aspettato 20 anni. Cioè. Vabbè, non era un po'. Oh, attenzione, crossfeso. Era break up. Si è dato una mano da Aristide. Sì. Sì. Piede sulla corda lo ha aiutato ad uscirne. Beh, però vediamo. È giusto così, sarebbe stato un break. Vediamo. Niente qui. Lo va a mettere giù. Sì, ha rischio di alcune buone manovre nel match, però Uno, due. No. Però no, è discontinuo, capito? Sì. Troppo discontinuo. La fucilata. Sì! Nello schiena, collassando. Uno, due e tre. Guarda, l'ha fatto sanguinare in maniera proprio. Cioè, Aristide magari non è il più grande atleta della WF, ok, siamo tutti d'accordo. Però Sean Fili, ecco il pilota duro. Mamma mia. Aristide che comunque sì, a parte alcune belle manovre, come detto prima. Cioè, è un grosso ma, secondo me. Sì, anche perché non mi sembra neanche pronto. Visto non è stato neanche messo nei quattro partecipanti, no, per il titolo pesi leggeri. Quindi... sì, ma secondo me non ha neanche più la voglia che aveva prima Aristide. Cioè, non so perché, ma lo vedo anche. Se l'abbiamo visto anche un po' svogliato. È vero. Cioè, che ha fatto alcune belle manovre per finire un po'. Beh, Sean Fili, come hai detto prima, ha una costituzione per l'avvantaggio, per essere così longevo comunque. Sì. E ovviamente si allena come un fabbro, sì. Fammi la verità. Ragazzi, quindi... io vorrei essere come lui, però non sarò mai. È vero. Vabbè, dai, diciamo che siamo ancora giovani, su. Dai. Ho capito, però, insomma, vincere così. Tanto ha chiesto un microfono, attenzione. Oddio, sento Sean, Mamma, io ho paura, non rivolgo... ecco. Ovviamente è riferito a Mike Hammett. Oh, mamma mia. Non, Sean, non lo so, sinceramente. Lo sappiamo chi sei, Sean, però. Sì, però, perché, sì, ho capito, Sean, che non hai paura di Mike Hammett, però Mike Hammett non è una persona molto, diciamo, non è tranquilla, ecco. Non è pacifica, non è tranquilla, non è una con cui puoi giocare. Oh, attenzione, qui tanto c'è Double White. C'è Double White. Oddio, Double White. Questo che grande ritorna. Amico, sì. Mamma mia. Ma io ribadisco una cosa, cioè, ma che è da fare una coppa, farne una cruda. Non è che si faccia tanti problemi, sinceramente, vale. Quindi non ragazzi, Double White la pensa un po' come te, Davide. Quindi ragazzi, ha rapito, cioè uno che ti rapisce, il campione, tra l'altro, e la cintura, internazionale, quindi. E la cintura, sì.
non è che diciamo sia un normale psicopatico, no? Perché vabbè, è un psicopatico e dici però non ha mai fatto nulla di grave alla fine. Cioè, però Mattiamet ha rapito una persona e ha fatto anche delle altre cose in passato. Sì, quindi... e l'ha trasformata quella persona. Appunto. Quindi... appunto. Infatti, oh, beh, dai, Sean Finley riaccoglie il suo vecchio amico di mille. Sì, però lo prende un po' mal parole. Gli sta dicendo, sì, non sai bene come andrà a finire la faida contro il Poison Clan. Quindi, oh, però dopo volta alza la voce. Eh? Mamma mia, senti che, mamma mia, vabbè, non è mai stato però... uno troppo tranquillo, Davide. Quindi, infatti, sì, non è mai stato, diciamo, anche lui una persona molto pacifica. No, assolutamente, sono assolutamente. Assolutamente. Mamma mia. Sì, però no, Sean, però qua ragione da Polite, Sean, non vorrei dire, sì, però. Non è che Sean, non è che se hai vinto 15 titoli e tutto, ok, però cioè, la situazione si sta mettendo male, Infatti sta dicendo lascia dalle spalle McKemet e continua, non fermarti in poche parole, non ti arrendere a questa cosa. Sì, infatti, non ti lasciare trascinare da lui. Non ti esiste che termini a suo fanti. No, ma che c'entra Vince? Io non sta, Sean sta ragionando. Sean, troppo con l'istinto, troppo istintivo. Sì, infatti, cioè. Sì, ho capito. Cioè, perché. Sì, Sean sta mettendo. Anzi, sul banco qua... delle belle parole, però qua è una questione non tanto di paura, perché sicuramente Sean Finn non ha paura, è chiaro, cioè nessuno mette in dubbio che abbia paura Sean, che non abbia paura, scusa, però sì. Però Davide, qua c'entra proprio l'orgoglio, il futuro di Sean Finn. Sì, infatti, e Sean Finn se ne va? Sì, Sean Finn lascia un double white un po' spesato, che voleva comunque farlo ragionare, non ha accettato i ragionamenti di Sean si sta mettendo nei casini facendo così, perché come ho detto prima l'orgoglio potrebbe essere nella sua arma a doppio taglio, spero di no, che ci arrivi, però oddio, come ha reagito stasera la vedo molto male sì, abbastanza, molto male soprattutto. E vabbè ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo per il match che vedrà Issa Machina contro Alice Walker. Siamo pronti per la seconda parte dell'odierna puntata di Genesis, una puntata che già ci ha detto tanto, Davide, no? Ci ha detto tanto, come soprattutto come Sean Finley, ribadisco ancora una volta, secondo me sta facendo una cacata fotonica a non voler ragionare, secondo me, col cervello ma con l'orgoglio, quindi e si può mettere male con McKenna. E poi abbiamo visto uno Star Crusher che è riuscito a schienare KJD. Sì. Il che potrebbe portare, giustamente, come hai detto tu prima, a un possibile match fra i due, col titolo televisivo in palio. Quindi, sì, anche perché, ci sono. Sì, anche perché ho visto un po' che la dirigenza rivuole mettere il titolo televisivo, non dico tutte le settimane in palio, ma almeno due volte al mese. C'è stato un periodo in cui veniva difeso veramente poco. All'inizio veniva difeso tutte le settimane. Sì, è vero. Mi ricordo quando lo misero, appunto, era proprio presente nel titolo Television. Sì. E tu eri un campione che praticamente doveva combattere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla fine. Era proprio papale. Sì, era proprio l'inizio di Civilization, quello, 4 anni fa, quindi più o meno. No, 5 anni fa, quindi... È da un po' che c'è il titolo Television. Dall'inizio di Civilization. Sì, dall'inizio di Civilization. Quindi... Oh! È un diciamo un titolo storico a suo modo, quindi sì. Nonostante non sia, ribadiamolo, il titolone incredibile, perché appunto è un titolo di lancio, però
Meglio vecchio che non avercelo alla fine. Assolutamente, assolutamente. Così come Essia Machida vuole avere a tutti i costi la cintura di campionessa di Ivas. Ma sì, da quando Karen Cardiff l'ha conquistata sembra che nessuno riesca proprio a strappargliela, eh? Però il problema è che Karen Cardiff anche lei ha fatto una caccata fotonica a mettersi a parlare troppo, ecco, e a mettersi nei casini, perché non sarà un match uno contro uno, ma sarà un match a tre in quello di Money in the Bank. E abbiamo visto appunto Issa Machida e ora qui Alice Walker che sta facendo il suo ingresso nello ring. E diciamo che per Karen si mette male, secondo me. Sì, perché comunque ha di fronte due tra le top. Poi è chiaro che è un triple threat e quindi le percentuali di vittoria sono uguali per tutte. Però secondo me qua bisogna capire il rapporto che c'è tra le due oscure signore. Secondo me non vorrei che la coppia iniziasse a scricchiolare, perché sai, la chance è ghiotta in quel di Money in the Bank. Sì. Potrebbero esserci delle frizioni fra le due, specialmente con questo match, no? Te lo butti qua, sto match viene buttato qua Genesis, e già da qua potrebbero scricchiolare. Perché ti ricorderai prima di Night Dreams ci fu il match appunto fra Essia Machida e Alice, che chi vinceva andava contro Karen Cardiff. Ma lì era diverso, perché dici vabbè, oh, ci rispettiamo, la vince la migliore e boh. Stavolta invece sono entrambe nel match. Sì. Ed è molto diversa la situazione che si potrebbe venire a creare fra le due. Sì. E poi è passato quel periodo dove entrambe hanno perso contro Karen Cardiff il match singolo. Appunto. E quindi vogliono vincere. Che potrebbe aumentare la frustrazione, Teo. Sì. Sono molto nervose, tese, sanno che comunque non è che possono avere sempre le chance loro, quindi... Oh, super che in effetti. Sì, non è che possono pretendere sempre di essere loro avanti, quindi o sfruttano al meglio la situazione in cui di Money in the Bank o ciao il rotolino, ecco. Assolutamente. Oh! Neck break a proposito di rotolino. E poi jumping. Ginocchiata, sì. E poi hanno anche perso di coppia, no, a WrestleMania, quindi vero, in effetti. Sarà interessante vedere come si evolveranno le situazioni fra le due, soprattutto perché Karen Cardiff sicuramente cercherà in quel di Money in the Bank di metterci lo zampino. Sì, assolutamente. E forse anche oggi, secondo me, starà lì nel backstage al momento giusto, interverrà. Può essere, sì. Darà di matto. Dai, di matto. Pugnazzo qui. Pugnazzo ancora di Ace. Calcione però di Alice. E diciamo che comunque le due si conoscono, quindi il match è molto, diciamo, su tutti i punti difensivo per ora. Anche. Andiamo qui, una barra al braccio, la linea Machida che però non sortisce l'effetto sperato. Mamma mia. Sì. Diciamo che le due sono diventate quasi simbiotiche. Sì, si conoscono così bene che il match magari non sarà uno dei più spettacolari, perché ci sono molte contromosse, capito? Quindi. Ma poi loro si può dire che da anni lottano o insieme o comunque l'una contro l'altra. Perché... Che botto! Vediamo uno! Solo uno! Anzi, non ho capito se è stata una spia o un braccio teso. Comunque, comunque è stata velocissima. È poco. Assolutamente. Da guarda, vediamo qui. La lancia via. La sua power bomb. Ace dice di no. Pugnazzo. Calcione. Mamma mia. Vediamo backstabber. Sono le migliori dopo Karen Cardiff. Una ragione. Assolutamente. Calcione! Mamma mia! No, perché con Genesis abbiamo comunque le lottatrici buone, tipo Lady Denise, però devono ancora allenarsi per arrivare a questi traguardi. In fasce, diciamo. Quindi vediamo. Beh, tra l'altro le giapponesi, diciamo. Tanto più spallata. Ancora? Sì. Quando comprarono la tripla A, diciamo la verità, ovvero Akira, Alice e Ace, nel sito della federazione appunto le proclamarono come uno dei più grandi acquisti, ti ricordi, dei tempi appunto delle ragazze, quindi vuol dire che battute le Flora le,
Eh sì. Cioè, pensa che, pensa te. Beh, no, però ragazzi, vero, Flora, Flora, va bene tutto. Ai tempi non era fortissima. Sì, sì, ma attenzione, no, potrebbe, ma magari torna, vince Money in the Bank, vince il titolo e ritorna in quei tempi. Non sarebbe male per lei, è un ritorno alle origini simile. Però ragazzi, ripeto, quando le 3A erano state comprate finalmente tutte, sto dicendo entrambe, vabbè, esattamente. Però, oh, un grande acquistone fu per sì, la federazione di specialmente Cancer. Ti ricordo specialmente la fai da famosa tra Elis, tra Elis e Akira. Poi dopo Elis, sì, mi ricordo la fai da con Pizzo Dellona, no? Tra mesi quello di giugno-luglio. Sì, la fai da molto importante, vero, quella, quindi. Piano, oh, cosa fa? La fai? Bello! Oh, bello, bello! Vediamola, va a schienare qui. Uno, due. Si salva Issa, però è un Issa forse. Occhio, non sta lottando un po' così. Perché non vuole mostrare le carte. Le carte per Money in the Bank. Vuole tenersi, no? Vediamo. Oh, la va a rubare. Uno, due. No, secondo me queste stanno lottando. Forse non si hanno, secondo me stanno lottando al massimo questi due. Vediamo. Però sei di World Slam. Solo che, come abbiamo detto prima, è difficile perché loro si conoscono talmente bene che magari sembra che uno stia lottando col freno a mano tirato. Sì, è vero. Sbaglia qui la carta. Calcione. Aia, mamma mia. La lancio via. Edis senza mezze parole. Beh, ancora. Serie di calcioni qui. Sbaglia, attenzione. Forse problema la gamba di... Sì, problema la gamba, però visto che fa. Problema della schiena per Elis stavolta. Diciamo che nonostante siano nella stessa casa, le due non ci vanno leggere. Assolutamente, poi che fa qui Issa. Mamma mia. E però ragazzi, tornate nel ring perché... E Karen potrebbe sfruttare questa situazione, comunque, con il Money in the Bank a suo vantaggio, quindi... Sì, però io mi aspetto che Karen lotti settimana prossima, magari contro la vincente di questo match. Settimana scorsa la vedo un po' difficile. Sì, settimana scorsa ritorno al passato. Però vabbè, no. Vediamo, la butta all'interno del ring, Elis. Vediamo, Ace ha fatica a sediarsi, adesso un leggero problemino alla gamba, adesso qui la presa di striscio, di striscio, di striscio, sì. Ace, secondo me ha un problema alla gamba, non indifferente. Sì. È da un po' che sta arrancando al suolo, eh. Ancora cade male sul ginocchio qua. Contro lei però. Cioè, sarebbe una sfiga incredibile questa. Mamma mia. Speriamo di no, dai. Sarebbe un match fantastico questo qua tra Ace e Ancora però e però Elis dice vabbè, sei infortunato, te voglio bene, però temeno lo stesso. Culata, mamma mia. No, Ace la vedo con riflessi molto lenti. Sì, secondo me il problema la gamba la sta debilitando anche mentalmente. Cioè Elis, sti scambi, diciamo, rissa diretta con Ace difficilmente li avrebbe vinti, cioè, appunto perché Ace è più forte ancora che ancora sulla gamba, ancora. Visto sul ginocchio ancora Elis ne approfitta, no? Reagisce, no non è, se fosse nell'arbitro fermerei il match perché la vedo male, Ace, sinceramente. Sì, vediamo qui, reagisce, cioè non sarebbe bello dal punto di vista dello spettacolo, però sai, con un match a 3 in quel di Money in the Bank, vediamo qui, allora, pensa gamba, restituisce Pumper Focaccia e siamo usciti, attenzione che è pronta Black Mass, provare la Black Mass, l'ho presa, schienamento, e uno, due, e tre. No, l'ha anche presa bene, la rialza qui, proprio, problema sta gamba, secondo me non la lascia tranquilla, vediamo, pugnazzo qui, la prende, no, sbaglia la, diciamo, diagonale, sì, la misura, e poi è brava ancora e siamo usciti, prova con una serie di pugnazzi, la vuole suplexare sulle corde qui, la appende come lenzuola, come il bucato, cosa fa qui, un'altra Black Mass,
Non so se è una buona idea. No. Fatu! Sulla gamba. Aia. Ma è fuori. Brava, Ace. È fuori, sì. Non so se è andata fuori per... Ace fuori, Ace fuori! Oh, sbaglio! Vabbè. Un kamikaze, veramente. Oh, sì. Però la para, pugnazio! Mamma mia. Questi due si stanno ammazzando. Veramente, sono veramente. Sono sicuro che ci arrivi nel mondo del bang, perché... ma è tutto oro che cola per crankare. Vabbè, questo. Sì, crankare dice, continuate, andate. Sì, il match può durare anche 30 ore, perché a me va benissimo. Infatti, anzi, più dura è, meglio è. Assolutamente, assolutamente. Detto che lui sembra una roba, sì. Sembra più fatto, però vabbè, lasciamo perdere. Oh, cosa fa Alice qui? Ace, mi spezza il braccio. Oh, Ace! Beh, dopo un inizio un po' così, poi Ace è ripartita alla grande, eh. Contro il paletto di sostegno del ring. E diciamo che i due stanno combattendo comunque con due possibili infortuni, comunque. Uno alla gamba, l'altro alla schiena. Diciamo che non è che sia il massimo della vita. Oh, attenzione Ace! Combinazione, se le giappo. Oh, ecco, potrebbe chiuderla qua, potrebbe chiuderla. Andiamo. Invece no! No! No, mamma, cioè, è incredibile comunque. Sì. Cioè, notare due così. Andiamo. Poi si conoscono benissimo, guarda. Un'altra volta Ace si mette là. Mamma mia. Poi sai quando... Oh, prova uno schiaffone! Ace, ma proprio diciamo vertical suplex. Benissimo. C'è tutta la gamba. C'è tutta la gamba che alle spalle di Smoker. Oh no, ho dato The Queen. Sì. Oddio, no. Oddio. Ma fa ginocchiare. Sì. No. Non ci credo. Vediamo. Vediamo. E uno. Due. E no. Mamma che vittoria. Mia. Che vittoria di Alice Walker questa! Incredibile! Questo è un messaggione per Ace però. E anche per Karen, eh! Anche per Karen, sì. Oh, diciamo anche che Ace magari ha lamentato anche sto problema alla gamba, che forse è un po' più serio del previsto, e quindi forse ha mollato anche gli ormeggi per non rischiare. Attenzione! Stay down! Sulla vincitrice del match! Ma ora è facile colpire o alle spalle o comunque colpire una Ace. Infatti. Stanchissimo. Infatti. Sì, infatti, cioè, le due si sono ammazzate. Qui comportamento irrispettoso, ma che dai, diciamo, ci può stare da parte di Karen Card. Vabbè, ma lei è una che vuole essere sempre messa al centro dell'attenzione, sotto le luci della ribalta, quindi. Infatti, infatti era strano che non l'avessimo vista ancora, in effetti. Ha pensato un po' come hai pensato te. Lasciate che let them fight, lasciatele combattere, e poi dopo arrivo io che mi prendo le luci. Sì, comunque veramente il risultato ha sorpreso. Non me lo sarei mai aspettato che Alice Walker riuscisse a schienare questa Ace Yamashita, che prima c'era, forse era quella più adatta, addirittura più di Alice. Sì, assolutamente. A provare a minacciare Karen Cardiff. Qui invece, le carte si rimescolano, Assolutamente, assolutamente. Speriamo che Ace raggiunga Money in the Bank, in quanto a condizioni fisiche, perché non mi sembra così brillante. Nelle prossime ore cosa ci dicono i bollettini medici, però eccolo qui il ritorno. Amici sportivi di Adrian Thunder. Oddio, no, come era partito con la A sembrava un'altra roba, sinceramente. Per favore, non lo faccio mai più. Non lo faccio mai più. No, Adrian, la serie evento. Vabbè, sì. Che tra l'altro sta pure tornando, però vabbè. Detto questo, comunque, a proposito di serie evento, un nuovo evento potremmo chiamarlo, ovvero Steven, signori, che quel di Money in the Bank lui vincerà la valigetta. Vincerà la valigetta. Spoiler. Sì. Spoiler. Questo non... magari la vince davvero. Non è una previsione. È uno spoiler. Lo direbbe qualcuno. Mamma mia. Comunque, ragazzi, se Steven dovesse vincere la valigetta, qui altro che carriera rinata, c'è proprio... Hai il futuro in mano, Cioè, se lì vince la valigetta Money in the Bank,
è il futuro in mano. Dopo non ti puoi lamentare, eh. Cioè, dopo se perdi tutto hai cioè, veramente... No, no, io vorrei che facessi due cose. O la incassasse come un minchione fallendola, se dovesse vincere. O la regala. Faccio una cosa... infatti. Sì, se la regala è veramente... Cioè, sì, aiuto. Cioè, io no, posso capire Alien Dersi che comunque sia... Sai, era un'altra situazione. Sì, no, vabbè, in realtà sì. Non si dà, ok, non si concede la valigetta, non si regala. Però lì era un'altra situazione, eh. Io Cristina sì, non è innamorato però di nessuno. Diciamo che... cioè, è comunque tutto lo massimo nelle mani, ecco. Sì. Non so se sia una scelta molto intelligente. Eccolo qui però, che sta arrivando allo ring, Adrian Thunder, un uomo che... è stato fuori, ricordiamo, per infortunio, per mano appunto di Masada, che lo ha spaccadevastato, potremmo dire. Eh sì, quindi... chissà se vorrà anche lui una mezza rivincita su Masada, magari un match, no? Contro Masada. Vedremo, vedremo. Potrebbe starci alla fine, no? Beh, sicuramente per ora, secondo me, gli conviene lasciar perdere, perché Masada è impegnato nel Money in the Bank, quindi non so quanta attenzione gli potrebbe dare. Però, oh, magari dopo Money in the Bank potrebbe... diciamo riottenere la sua vendetta, a meno che Morris non gli dica di lasciar perdere, sappiamo che diciamo che Morris è un po' il maestro di Adrian, per così dire. Sono curioso perché poi Morris comunque il match l'ha perso, è vero che poi si può dire che la fa dai fine in pareggio perché a Big Clash ha vinto Morris e a Genesis Masada, però sì, in effetti lo vediamo subito. Steve, difesa incredibile, lo sbaglio. Beh, diciamo la verità, Adrian Thunder quando è arrivato veramente ha mostrato grandissimo talento. A me è uno di quelli che piace molto Adrian Thunder. Ricorda un po' il Sears dei primi tempi, no? Sì. Quello proprio... Oh, non che adesso sia una pippa, per carità. Anzi, è capito lo stato. Infatti. Però mi ricorda un po' quel Sears che non aveva nulla da perdere, sai? Adesso invece forse con l'andare avanti dell'età è diventato un po' più conservativo, eh. Gutfriend Super Sintana. Beh, ma alla fine Adrian Thunder qua deve vincere a tutti i costi. Cioè non può permettersi una sconfitta così. Diciamo comunque che è una cosa normale quando sei un po' più anziano, non di tanto ovviamente, però diventare un po' più conservativo, ecco. Quindi, ma anche perché poi cosa... Thunder non lotta da tanto, quindi deve dimostrare veramente il talento che dice di avere. Tanto qui è il problema, è che questo match forse Steven manco dice vabbè sì ok, tanto c'è Money in the Bank e l'Ever Match, però se non sbaglia Steven a prenderlo un po' sotto gamba questo match, però, perché... però guardalo come si comporta, lo so, non però è che... non è l'atteggiamento di un vero campione, cioè se lui vuole veramente essere l'eroe, comunque rappresentare il popolo, non così. Un breaker incredibile qui, così così sì. Adesso rappresentare il popolo, adesso non esageriamo. Vabbè, nel senso come campione, capito, sì. Intendo. Però sì, diciamo che non deve sottovalutare i piccoli match, ecco. Diciamo, alla fine dei tempi. Perché quando sei un campione, quando non sei campione non hai nessun titolo, vabbè, ti puoi permettere di non perdere questo match, non rischi. Non rischi. Ma quando sei un campione e perdi contro Tizio, Gaio e Sempronio, qua dopo. Sì. Uno! Due, no, capito, dopo hai tre avversari contro già così. Anche i match non titolati, perché anzi è da quei match non titolati che poi partono match titolati. Se dovessi perderli, sì, come abbiamo detto prima, il possibile match forse per il titolo televisivo. Tanto qui, Tondoro! A me, te l'ho detto, piace tantissimo perché ricorda anche Mr. P, sotto il profilo di queste tecniche, così appunto. Basta che non si metta a eseguire 20.000 suplex anche lui. Oh, però qui, bravo Steven. No, stavo dicendo, appunto, la disamina che hai detto tu è giusta, perché pure KGD ora rischia un match titolato contro Sparkrush, vi fate un esempio. Eh sì, attenzione! Non ci credo, non ci credo! Uno, due! No. Però Adrian Thunder potrebbe anche pensare a una categoria, a un run in coppia con Morris Knight. Ma io dico che secondo me, per ora che è ritornato dall'infortunio, non gli farebbe male come cosa, perché almeno lo intanto Morris Knight potrebbe istruirlo sui ritmi della federazione, il che non è male. Poi ovviamente ha la possibilità di perdere di dosso la ruggine dell'inattività, che non è un problema da sottovalutare, questo assolutamente. Vediamo.
Oh, Steven però qui lo prende in consegna e ne becca ancora, mamma mia. Sì, Steven si sta un po' rifacendo, però lo vedo un po' spesato, non vorrei che poi alla fine Trent Thunder lo fa stancare e lo colpisce improvvisamente con la sua mossa migliore. Sì, in effetti è abbastanza probabile questa situazione che hai appena descritto. Bravo, Sean, da parte bravo Steven che ci vuole riprovare, sì. Eroraccio. Ma Steven dovrebbe, diciamo, bara il braccio. C'era break, arbitro. Infatti Steven però si deve girare, che qui l'arbitro sta commettendo un erroraccio incredibile. Pugnazzo di Adrian Thunder. Lo prende e mamma mia! Spitta shot incredibile. Aia. Si mette molto male, Cristian. Non ci credo. Uno, due. Però Steven lo vedo molto male. L'ho messo molto male. Abbastanza, direi. Steven dovrebbe fare come hanno fatto stasera i Super Seniors. Riuscire a vincere me. Però, diciamo che l'uno contro uno è un po' più difficile. Diciamo, però lì è diverso, perché hanno comunque qualcosa di personale contro Poison Clan. Mentre qui Steven non ha nulla di personale contro... Cioè, Steven magari contro FMO perché aveva qualcosa di personale, quindi ha vinto, no, quel match. Però... Infatti, sbaglia questi... Oh, mamma mia, che botta, questo è incredibile. Da parte di Adrian Thunder, che ora lo rialza, lo mette seduto, vuole provare a... No, Steven glielo impedisce. Si alza al rallentatore. Troppo lento Steven, lo vedo poco preparato, poco pronto, non so se la mia impressione, ma secondo me lui sta ignorando, si allena poco. Anche sì, andiamo. Oh, bello, ma sai, secondo me dice, ma chi me lo fa fare di sprecarmi più di tanto, sai, fra un paio di giorni ho un match con le scale, quindi è rischiosa come situazione. Ho capito. Ora però mamma mia, a segno e running bullion. Però magari se dovessi vincere questo match, magari perde a Money in the Bank. Intanto tutti ti ricordano per aver battuto la Trent Thunder. Qui intanto bella questa overdrive, playmaker anzi. Lo so, però tu ragioni così, ma Steven no. Lo so. Andiamo a Trent Thunder, lo rialza. Un gas French. Poi Trent Thunder, no. Come Risti? No. Pensavo come Risti una favola. Beh. La partenza Gut French c'è stata, alla fine no, però dai, metà diciamo, dai, così. Comeback però quello di Adrian Thunder, che costringe all'angolo Steven, che però, bravissimo qui, difesa incredibile da parte del Super... Terza corda, è pronto a chiudere, vuole chiudere il match. Però questa può essere una stupidata, questa qua di Steven. Superflex. Beh, comunque Steven sta sacrificando il proprio corpo per vincere questo match adesso, quindi dobbiamo dargli il problema è che secondo me sai, un superplex all'esterno non è sbaglio. Non ci credo, il volo dell'eroe. Perché il volo dell'eroe? Volevo dire una roba seria, ma non mi rubo anche uno! Due! Del supereroe! Superman! Super Steven! Mamma mia, addirittura! Proprio così di cattivo! Adrian lo rialza e dice, belli gli eroi, però sono belli anche i ginocchietti. Aia! Siamo pronti! Lo solleva! Il ciclone. Uno, due e tre. Incredibile. Steven ha lottato bene le ultime parti. Però è bastato la Trent Thunder e passare una mossa. Praticamente. Quella ginocchiata e poi questa. Il ciclone. Vabbè, chiamala poco una ginocchiata di vinto. Mamma mia. Però Steven qui ha fatto una carciofata incredibile quando è andato sul paletto, secondo me. Sì, è andato a segno, però gli ho fatto anche perdere dei secondi importanti, Sì. Però non l'ha colpito proprio bene, più di striscio. Sì, infatti, non è stato. Diciamo, l'ha colpita la bene e meglio, ecco. Ma io. E deve stare attento, sì. Steven. Sì. Quelli Money in the Bank. Perché. Ecco, tipo ste manovre. In suplex all'esterno. Here is your winner,
Oddio, no, ma Money in the Bank però... proprio no. Perché? Sì, perché infatti. Davide, perché? Spieghiamolo. Perché se tu esegui una mossa lì e tanto gli altri stanno salendo sulla scala, hai fatto la frittata. Quindi devi infatti evitare queste tecniche. No, il problema è che ti puoi anche suicidare. Sì, sì. E quello è il problema. A parte quello. Però, vabbè, dai, vedremo cosa succederà appunto in quello di Money in the Bank. Noi ragazzi, ci fermiamo un attimo. Torniamo tra poco per il nostro main event. Restare con noi. Siamo pronti per l'ultima parte dell'odierna puntata di Genesis e siamo pronti soprattutto al nostro main event. Sì, main event che vedrà contrapposti Rainer e Brian Radley. Un Rainer che appunto in quel di Money in the Bank dovrà mettere il titolo in palio contro l'amico di Mille Merende, potremmo dire, sì. Brian Radley, ovvero Ismael, nonché un uomo che ha dovuto rendere vacante il titolo... pesi leggeri, quindi e chissà sarà... come l'ha presa in realtà Ismael. Adesso, cioè, abbiamo visto un po' due settimane fa un po' così, sì. Però ora bisogna capire il vero rapporto tra i due. Beh, diciamo una cosa, che per ora diciamo il titolo pesi leggeri è vacante, ma è ancora addosso a Ismael, che sarà dato proprio ufficialmente vacante la sera in cui inizierà appunto Money in the Bank. Quindi Non preoccupatevi se lo vedete ancora sulla vita di Ismael, ecco. Beh, ma sai, quindi... le voci gli hanno detto che è giusto avere ancora il titolo, poi magari la dirigenza avrà detto va bene, te lo concediamo. E poi tanto ormai sanno che lo deve rendere vacante qui di Money in the Bank, quindi anche se lo tiene ora in mano non è che fa del male a qualcuno, secondo me, sinceramente. E poi dall'altra parte abbiamo un Brian Radley che potrebbe, secondo me, vincere Money in the Bank quest'anno. Dicelo, credo proprio di cattiveria. Invece dall'altra parte abbiamo Rainer che si è trovato in mezzo, diciamo la verità, a questa situazione alla fine dei conti, perché paradossalmente è stato tutto un connubio di sottosituazioni a portare Rainer appunto contro Ismael. Sì, forse è Rainer vero che manco ci vuole andare contro Ismael, probabilmente. Però vabbè, comunque Rainer, il suo compito è quello di difendere il titolo e vediamo soprattutto cosa farà appunto a Money in the Bank, perché con Ismael non si sa mai, eh. Ismael peraltro ex Mr. Money in the Bank, vero, ex campione WLF e primo campione global, cioè, ed è incassato parlando su Victor Orton, se non sbaglio, no? Quindi se non erro sì. E batté, se non erro, quando fu cambiato il titolo appunto da WLF a Global, appunto, sì, Martin Johnson nella sera di Elimination Chamber, non vorrei dire una cavolata, però sì, era per il più dopo WrestleMania, proprio quando fu allestito, sì, vero, il titolo, fu inaugurato il titolo Global. Sì, sì, con il ritorno dei fratelli Thor e sì, Rayman, che hai tutto, degli altri nomi, Trevor, Ryan, mamma mia. Che robe brutte. Insomma, e Danny. Valentine. Ricordi? Trevor Murdoch? No, Trevor Murdoch. Così è nulla. Nulla. Vabbè. No, comunque, una situazione che per Ismael potrebbe risultare più ghiotta del previsto è questa, perché
potrebbe magari purgare mentalmente Reiner e riconquistare il titolo global che non vede da un bel po', quindi vabbè, diciamo roba. Che sarebbe tantissima roba, Davide, se dovesse riconquistare il titolo, per uno come Smile che viene molto criticato per un peso leggero, rivincere di nuovo il titolo global sarebbe eccellente. Beh, diciamo la verità, Ismael gli mancherebbe da vincere il titolo, perché non mi ricordo se l'abbia già vinto internazionale. Fosse internazionale, sì. Quelli di coppia, e poi avrebbe vinto tutti in quel di Genesis. No, quelli di coppia l'ha vinti con Sears all'epoca, quando vero? Cioè mancherebbe solo il titolo il teatro qui spezza quello di Ragna, il titolo internazionale alla fine, per consacrarlo come uno comunque dei migliori. Sì, ma tu pensa, Davide, allora, Brian Rade perde nel Money in the Bank, non vinceva la valigetta. Ismael vince, ancora una volta Ismael vittorioso, nonostante il futuro sia Brian Rade. Cioè, capito, sì. Brian Rade continua a dire che è il futuro, però questo futuro quando è? Non lo so. Quando arriva? Se dovesse succedere, Brian Rade si mangerebbe le mani. Perché avrebbe consegnato praticamente in mano la cintura a Ismael, quindi oddio, è una situazione difficile da prevedere se si dovesse verificare. Sì, tanto qui aspetta, bello. No, bello, ma, no, bello. Invece è stato Brian Rade, ragazzi. Uno potrebbe dire, ma è il suo amico Ismael. Beh, che c'entra. Io sì, che sia, se non è più un collega che un amico, sinceramente. Sì, sì, amico. Quindi, però nel fatto ci stanno i titoli massimi, quando ci sono titoli in palio non ci sono amici, quindi stai alla larga. Te voglio bene, però levati dalle balle, capito? Quindi io credo proprio che spero per Brian che veramente non succeda questa cosa, perché sennò, anche per Reiner, perché Reiner perdere il titolo dopo che è 2 mesi. Sì, mi sa di sì, o poco più, di 2 mesi. Cioè non, almeno non arrivare capisco. A luglio, capito? Scusa, no, a luglio. Infatti, mamma mia. Agosto, beh, bellissimo. Tanto qui vediamo uno, due. No. Se dovesse arrivare ad agosto, Reiner dovrebbe stare attento a un probabile incasso di Thompson del titolo leggendario. Tanto qui, bellissimo questo splash di pre-rally. Quindi potrebbe avere un avversario tosto in quel di SummerSlam, Reiner, sì. Se dovesse rimanere campione, o comunque il campione global. Azione, se scusami, dovesse ma Brerale, dire... oh mio Dio, vabbè, mamma mia. Brerale comunque è spettacolarissimo, magari è un caratteraccio, sì. Però veramente fortissimo. Sai cosa, queste manovre in quel di Money in the Bank le deve lasciare a casa, però. Sì. Deve andare sul sodo. Sì, ma comunque adesso che fa queste manovre, cioè nel senso, lui a volte segue anche dei match molto meno spettacolari, non sono tutti spettacolari suoi. In qui invece oggi che fa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, qui potrebbe essersi giocato il match, Sì, ma qua esagerato. Qui potrebbe essersi giocato il match, Brian Rade. Si rialza, fatica. Vediamo, Reiner lo prende. No, invece, bravo Rade che lo prende in consegna e porta all'angolo, vuol fare ancora? Lo manda fuori, lo spedisce all'esterno del ring, poi è pronto per una torpedo. Un po', sì, oh mio Dio, torpedo di figo, sì. Però Reiner sta subendo troppo, io non so se sia una questione psicologica del fatto che ci sia Ismael o non gliene frega niente di questo match. Potrebbe essere entrambe le cose, secondo me, perché alla fine sto match, sì, ok, però sinceramente non lo vedo molto, diciamo, predisposto a Reiner stasera, possiamo dire così. Uno, due. No, però no. Dovrebbe avercela con entrambi, quindi non so. Sì, in effetti, tanto qui un calcione, vediamo. Uno, due. Niente, no. Solo due. O sta facendo questo momento di difficoltà per evitare di mostrare troppe carte a Ismael. Però qui c'è la vada che d'avra. Assegno. Prova a vediamo. Vincere. Non ci credo. Arbitro però, dai. Uno, due. No. Mamma mia. Lo rialza qui, però Reiner dice no, bello, lo prendo in consegna. Attenzione. Colpo basso! Forse... vabbè. Brian Rade fa vedere la sua infamia.
in tutto il suo splendore. Però Reiner dice, vabbè. Però attenzione che a Reiner basta poco, di... Eh sì, è tempo di, diciamo, ritornare con i piedi per terra. Ecco, anche Brian Rade con i piedi. Sì. Cosa fai? Cosa fai male all'esterno? Cerca di distrarre Reiner, che però non viene assolutamente distratto. Infatti, vabbè. Reiner va a segno col suo comeback qui. Per Brian Radley si mette male. Spine, basta. Cattivissima. E uno, due. Niente. No, solo no, due. No, solo no, due. No, no. E anche face male, perché lo vedevo un po' troppo. È un po' ripeto male. Sì, non vorrei che facessi finire il match a schifo, Notando. Oh, attenzione, tanto. Mio Dio. Super no. No, Vabbè, basta. Smile interviene, il match finisce per squalifica. Vince Reiner, ma secondo me per Reiner potrebbe essere anche un po' arrabbiato, però staremo a vedere. Sì, diciamo che qui la situazione si è veramente capovolta in un attimo. Qui potrebbero esserci ulteriori frizioni fra i due. Dato che settimana scorsa volarono quelle per a Brian Radley, sì. Stavolta vediamo però cosa c'è. Lo butta fuori Ismael, dice basta, viene la spazzatura. Poi che fa? No, vuole volare! Vuole volare Ismael! Oh mio Dio! E Brian Radley che fa? Vola! Oh mio Dio! Qui forse non ci sono le frizioni, però sicuramente i due si stanno dando, anzi Brian Radley sta dando una mano a Ismael per prendersi un vantaggione incredibile. Cosa fa? Lo stanno massacrando. Sì. Delle mosse anche rischiose, però lo stanno lo vogliono infortunare, cioè palesemente mamma mia le costole. Beh, d'altronde sai, no? 2 contro 1 è sempre più smaccato addirittura. Addirittura sanguina, ragazzi. Messo malissimo. È sempre più facile quando sei da solo. Sì. E gli altri stanno in due subire i peggio colpi. Che brutta roba. Così. Ancora una volta gli Young Corporation hanno la meglio su Reiner, sempre più solo, Non so se la vedi così, ma mi sembra sempre più solo. Sì, in effetti, un Reiner che è da solo in questo mare tempestoso chiamato Young Corporation, che lo sta purgando a destra e a manca, Sì. Attenzione, perché Smalla sta dicendo qualcosa. Lo sta ringraziando. Oddio. Sì, però l'altra cosa qual è? No, è spazzato! Ma perché? Ma dai! Hai capito perché gliel'ha fatta? Non è contento di aver perso in maniera così indegna il tiro pesi leggeri. Perciò diciamo che ora siamo a posto. Sì, nasti torti, però... Sì, smalla un po'... Per lui penso psicopatico, cioè nel senso... Sì, beh, non è che ci sta molto con la testa, ma vabbè. Infatti Reiner, Reiner, buonanotte. Brian Radley sorride un po' beffardamente dopo la figuraccia. Beh, diciamo che non è colpa sua, dai. Però se l'è un po' meritato, Camone, come... Sì, è come vero. Cambio, Però non alla sapeva fine. Cosa sarebbe andato in conto. Attenzione! Oddio. C'è qualcuno che sta urlando. Oddio! No! Ma dove che la metto? Vedere la Shopini. Non sembrava Shopini, però. Vediamo. Sono paura di scoprire. Non fissare la lampadina. T'accendo. No! 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 Vabbè. No! Qua! Qua ucciso! Sì, però ragazzi, ma dai. Il pubblico non lo sentiamo perché secondo me avrà. Ma perché? Si tratta di aver peccato. E ora Sean Fili si sentirà in colpa. Perché sì, ma poteva anche. Vai, che c'è, porazzo, sai, ma che. Sì, capito, ma poraccio, ma perché prendetela con Double White? Ma poraccio, perché ma è il migliore amico di Sean Fili. E ora Sean Fili si sente in colpa. Perché Sean Fili voleva continuare questa guerriglia, questa guerra con Mike Emmett a tutti i costi. Non ha voluto lasciar perdere. Immagini indegno. Indegno.
Incredibile. Vabbè, ti diamo male la punta. Sì, vabbè, questo non c'è più con la testa. Cioè, secondo me è d'arresto, Davide. Secondo me è d'arresto questo. Gli ha detto, lascia, cioè un po' criptico, un po', direi, leggera minaccia di morte. Sì, direi. Sì. Vivi per l'eternità, mi sembra quasi muori. E probabilmente era una sorta di uguale a muori, no? Perché, insomma, dopo la morte non sappiamo come, vabbè, cosa ci sia, però è qualcosa di eterno. Con queste immagini è veramente tutto. Da Manuel Filoni. Davide Montebello. Appuntamento, ragazzi. E alla prossima.